Inaugurata questa mattina a Cortina d'Ampezzo presso il Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, la mostra I Bortoluzzi a Cortina, la dinastia del paesaggio a cura di Giorgio Chinea Canale. In esposizione oltre 80 opere che comprendono capolavori di Millo Bortoluzzi Senior, con opere a cavallo tra fine 800 e i primi 900, ed anche quelle di Millo Bortoluzzi Junior e di Alberto Bortoluzzi. Una dinastia di paesaggisti che attraverso i secoli, con voce originale, hanno saputo raccontare le continue suggestioni del nostro territorio, percorrendo con il pennello dalla Laguna Veneta fino a Cortina, la regina delle Dolomiti. Un onore, una grande emozione. Siamo in uno dei più grandi templi sacri dell'arte in Italia, il Museo Rimoldi, Le Regole d'Ampezzo, e siamo qui con un viaggio, appunto, e una riunione di famiglia. Tre generazioni, un legame di sangue, un legame nel destino, di bisnonno in nipote, e di nuovo di bisnonno in nipote. Millo Bortoluzzi Senior, 800, tra 8 e 900, una pittura vera, una pittura importante, figlia di quel tempo, del suo. Passando poi per il nipote, Millo Bortoluzzi Junior, un personaggio, un artista eclettico e pittoresco della Padova anni 70-80, dove si inizia a vedere un assaggio a quello che è poi divenuto il contemporaneo, e infine Alberto, il pronipote, l'erede della dinastia, con queste vedute lunghissime, questi campi lunghissimi, e tutte con un grande fil rouge, chiaramente, che oltre al nome è la nuvola. Un legame, quello dei Bortoluzzi con Cortina, che si tramanda da tempo. Quando aveva iniziato proprio qui a Cortina, aveva affrescato, o meglio, delle tempere murali al Grand Hotel di Misurina, dove alloggiava la regina Margherita, e da lì diciamo che poi è sempre stata frequentata sia dal bisnonno e anche dallo zio. Quindi hanno sempre frequentato e dipinto e narrato queste terre. La mostra resterà aperta fino al 9 ottobre prossimo. Il curatore ha già fatto sapere che nel corso dell'estate non mancheranno altri appuntamenti collaterali.